5 anni fa ho cominciato la mia esperienza in municipio e da questa esperienza ho maturato, diciamo, la consapevolezza che è necessario intervenire con attenzione in quelli che sono poi i servizi educativi e tutto quello che portano anche la ricaduta che hanno anche le politiche sui servizi educativi sul territorio. E devo dire che una delle battaglie che abbiamo fatto nello scorso mandato e che continueremo a portare avanti nei prossimi anni sarà sicuramente quella di appoggiare la formazione professionale. Anche perché noi parliamo spesso e volentieri di dropout, di contrasto alla dispersione scolastica, ma poi in realtà non abbiamo gli strumenti per poter far fronte a questa necessità. E quindi centri come questo, centri come il centro di formazione professionale Spinelli, che da anni esiste sul territorio e che dal 2015 è gestito dal villaggio del ragazzo, è sicuramente uno di quegli strumenti che ci consente di dare delle opportunità concrete ai ragazzi che diversamente non riuscirebbero a proseguire il loro percorso di studi. Io vorrei brevemente ricordare quello che è stato il percorso per arrivare poi al mantenimento di questa struttura. Nel 2015 avevamo grosse difficoltà, sembrava quasi che questo centro dovesse in qualche modo scomparire dal territorio e per noi come municipio questo non era pensabile, perché come ho detto prima questo è il vero strumento, è uno dei veri strumenti che abbiamo per poter contrastare la dispersione scolastica. Devo dire che in quel periodo abbiamo avuto diversi incontri anche con la provincia e poi città metropolitana per cercare di superare il problema. Grazie all'intervento del Villaggio del Ragazzo e grazie veramente alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti che si sono resi disponibili da subito ad affrontare questa criticità, siamo riusciti poi a mantenere viva e aperta questa bellissima struttura. Devo dire che poi in questi anni il Villaggio del Ragazzo ha dato dimostrazione di sapere in qualche modo portare avanti il lavoro fatto finora dall'ex provincia, anzi di migliorarlo, perché come potremmo vedere all'interno la struttura è stata completamente ristrutturata e attualmente abbiamo un corso triennale, ma noi ci auguriamo veramente in futuro di riuscire ad ampliarlo, perché l'esigenza di avere diversi corsi professionali sul territorio per noi politicamente è assolutamente una priorità. Io devo dire che adesso avrò davanti altri 5 anni di mandato. In questi 5 anni, insieme al Villaggio del Ragazzo, dovremo lavorare a fare sinergia, a fare squadra, a fare rete con il territorio, cercando di fare in modo che questo non sia un'esperienza isolata, immersa nel contesto della Media Valbisogno, ma che possa diventare veramente uno strumento a servizio dei vari comprensivi, che da noi sono 6 per circa 3.000 studenti, ma non solo. Aprirsi al territorio significa dare opportunità anche associazioni, scuole e a tutto quello che è il nostro tessuto sociale di poter fare affidamento su strutture come questa. Credo che questo sarà il compito nei prossimi anni. Abbiamo già delle idee da portare avanti, quindi sicuramente il fatto di riuscire ad avere un corso triennale in più è una nostra priorità. E su questo anche politicamente cercheremo di spingere il più possibile, ma un altro impegno che ci prendiamo è di riuscire veramente a creare questa rete che ci permetta seriamente di dare un'opportunità ai ragazzi, perché al centro di questo progetto, noi adesso abbiamo parlato di struttura, ma al centro di questo progetto ci sono i ragazzi. E uno degli obiettivi per contrastare la dispersione è soprattutto creare degli strumenti, sì, ma degli strumenti che possano permettere al ragazzo stesso anche di rientrare in quel percorso che purtroppo per vari motivi hanno dovuto abbandonare. Quindi io credo che questa sia la missione di tutti e da questo punto di vista il municipio c'è.